Sì, bisogna fare presto, bisogna fare subito. Purtroppo sta pandemia, come dire, non sta finendo. Le imprese sono in fortissima difficoltà, marzo è dietro le porte e quindi significa il blocco dei licenziamenti. C'è un fortissimo rischio per migliaia e migliaia di lavoratori della nostra regione e diverse decine, centinaia di imprese della nostra regione. E noi come Regione Friuli Venezia Giulia abbiamo sostenuto sia la parte dei lavoratori sia la parte delle imprese fin dall'inizio. Io verso metà del mese di marzo licenzierò il terzo decreto ristori. Stiamo interloquendo con il governo centrale anche per quanto riguarda invece gli indennizi, che sono una cosa un po' diversa. Non ci voleva quest'ultimo blocco della stagione sciistica, non tanto, guardate, io non faccio un discorso di sicurezza, di salute, non mi compete, ma le modalità con le quali il governo si è approcciato alla cosa, insomma, non sono state molto gradite, quindi strumenti ne stiamo mettendo a disposizione. Però speriamo che davvero passi tutto e passi in fretta. Fare in fretta, fare subito, le imprese non hanno più tempo, quindi ho già parlato con i miei direttori centrali imponendo dei tempi serrati ai fini della stesura e dell'approvazione dei regolamenti attuativi, quindi quanto prima. I dati non fanno un quadro, beh, lo sapevamo già, ma fa altro che confermare quanto già viviamo ogni giorno nelle nostre associazioni, per cui il dramma e la paura nostra è che appena togliono via, finisce la possibilità di licenziamento, si aprono e viene fuori per la trave, perché chiaramente noi avremo da una parte le aziende che stanno in piedi sperando di poter aprire, che si sta allungando questo tempo sempre più in là, mettendo sempre più in crisi le aziende, e aziende che non apriranno già più, per cui abbiamo dai dati già un 15 miliardi di imprese che non riapriranno più, ma il tema è quanta gente rimarrà a stare in strada, perché poi quelli che già non hanno aperto l'altro anno, non aprono quest'anno, possono licenziare e di conseguenza avremo veramente un problema sociale. Cosa fare? La Regione è con noi, ci sta dando la mano, ma non basta, qua ci vuole il governo. Bisogna mettere in sicurezza tutti i pagamenti di chi non ha potuto aprire per quasi un anno, devono essere posticipati di 18 mesi, per cui uno apre l'attività, non deve pagare nulla a nessuno, con gli incassi si mantiene la forza lavoro e si prende coraggio per poi rispettare i pagamenti fra un anno e mezzo. Se non si dà una dilazione di 18 mesi avremo una crisi senza precedenti. Stiamo lavorando su una piattaforma digitale del commercio online di vicinato con i negozi geolocalizzati dove poter dare un servizio come con commercio regionale, un supporto a questi negozi per cercare di, non dico di andare contro Amazon, ma di dare una specializzazione, un servizio specializzato alla città e alla